Salve a tutti e benvenuti nella nostra rubrica Kinecticut Lab. Oggi proseguiamo con quella serie di video che parlavano praticamente del rachide nella sua interezza e andremo ad approfondire oggi degli aspetti, oggi e anche negli altri video che arriveranno più avanti nei prossimi video, andremo ad approfondire degli aspetti molto importanti su questa cosa sconosciuta chiamata colonna vertebrale che nessuno calcola ma è la base, appunto la struttura principale del nostro fisico. La struttura portante del nostro corpo. Oggi che cosa vogliamo andare ad approfondire esattamente? Beh, l'altra volta abbiamo parlato di turbe psicomotorie, atteggiamenti posturali errati e oggi parliamo invece proprio, se prendiamo la colonna vertebrale, detta tecnicamente rachide, volgarmente colonna vertebrale, troviamo delle curve che sono fisiologiche, ok? Quindi okay. Diciamo subito che quando una persona viene e dice: oddio, dottor, la cifosi! Meno male! Meno male! Anche io ho la cifosi, anche tu hai la cifosi. Anche tu che stai guardando il video hai la cifosi. Hai la cifosi, sì. Cioè, meno allora, male. La cifosi e la lordosi cosa sono? Allora, un rachide non è mai dritto. Se fosse dritto sarebbe impossibile scaricare i pesi e ogni, diciamo, trauma non sarebbe assorbito, quindi la colonna vertebrale diciamo che è mobile e attutisce anche quegli urti, cioè pensate di fare un salto, ok, a piedi uniti sul posto ed avere piuttosto che una bella colonna vertebrale la rigidità di un pilastro. Rigidità di un pilastro, sì, esatto. Quindi che cosa succederebbe? Prima di tutto sì, e prima di tutto ci spezzeremo tipo l'osso dal collo, oppure tutte il netto proprio così. Sì, tutte le terminazioni nervose comunque che abitano proprio il rachide nella sua interezza verrebbero schiacciate fra gli anelli vertebrali, quindi no. Tornando alla famosa cifosi. La famosa cifosi che cos'è? È una curva fisiologica, quindi si chiama cifosi proprio perché è forma di C. Sì, infatti. Diciamo che l'abbiamo dove? Dorso, prendiamolo più bella, sì. Il dorso, ok, cosa succede? ci serve, abbiamo detto, questa cifosi, questa curva fisiologica, ed è importante secondo uno o lo studioso Caillé che i gradi fisiologici, quindi questa curva debba misurare a livello proprio di angolo tra i 20 e i 40 gradi. Naturalmente noi stiamo dicendo questi gradi non perché adesso vi mettete col goniometro, insomma, cercate di calcolare. Sono dei gradi che, come abbiamo detto anche per il piede piatto, come abbiamo detto anche per le percentuali comunque negli altri video che io vi invito ad andare a seguire e a vedere, sono dei gradi che vengono stabiliti e sono ben precisi, ok? Non sono gradi. Sono stati stabiliti con degli studi approfonditi e reiterati nel tempo. Quindi sono dei gradi ormai abbastanza stabili, cioè nel senso non oscillano. Abbiamo tra i 20 e i 40 gradi, quindi una curva cifotica normale, sì. Normale, cioè diciamo fisiologica. Quando si va sotto i 20 o sopra i 40 gradi, il discorso cambia un po', nel senso che si parla di iper o ipocifosi, quindi il dorso viene chiamato dorso curvo, quindi, oppure dorso piatto. In poche parole, o è dritto o troppo curvo. Non è una via di mezzo, ok? Non c'è una via di mezzo fisiologica. E questo può portare a diverse problematiche. Pensate a un dorso curvo, troppo curvo. Cosa succede? Prima di tutto non abbiamo l'espansione. Pensate alla respirazione, ok? Cioè, una cosa così, cioè che proprio non vi serve, c'è cioè la respirazione. La cosa che comunque sì. È più naturale al mondo, la cosa che ci sembra più naturale al mondo, di cui ci dimentichiamo spesso e volentieri. Però pensate di dover respirare con un dorso curvo. Pensate di dover respirare così. Tutto chiuso, tutto. Mamma mia. Magari anche con delle spalle addotte, che poi quelle sono tutte concause. Quindi cosa succede? Che anche la dinamica respiratoria, quindi un gesto estremamente naturale e semplice, diviene complicato, faticoso, quindi non economico, perché ricordiamo che il nostro organismo, il nostro corpo ragiona in economia, cioè spendere il minor costo energetico per compiere un'azione con la massima resa, quindi anche nella respirazione.
Viceversa, anche nel dorso, il dorso piatto porta diversi problemi, anche anche di scarico e anche sulla respirazione, perché sì, è vero che avendo il dorso piatto dice ok, ho le spalle aperte, sì, però come ritorna al riposo? In maniera molto difficoltosa. Allora, diciamo che questo tipo di patologia, quindi il dorso patologico, quindi che sia curvo o piatto, nella maggior parte dei casi, ovviamente dove non è troppo patologico, diciamo, ok, dove non si siano superati determinati gradi di criticità, il dorso viene curato con dei trattamenti kinesiologici. Quindi cosa? Quindi di rilassamento e trofismo, ok? Quindi anche di riequilibrio e di rieducazione proprio alla postura. Quindi quando abbiamo, per esempio, cosa diversa è anche un dorso curvo giovanile, ok? Un dorso curvo giovanile, vediamo sempre più ragazzi che stanno così. Quindi c'è sia l'atteggiamento psicologico, che è una componente molto importante, quindi da non sottovalutare magari in un ragazzo, ma anche tutta sta moda degli zaini sempre pieni, che poi non ho capito come fanno ad essere pieni sti zaini, perché la tecnologia va avanti, possiamo portare tutto su una pennetta, ma inspiegabilmente sti ragazzi hanno sempre lo zaino pieno di qualcosa, che e poi magari lo mettono pure da una spalla sola, quindi oltre tutto sto curvo vai a mettere un atteggiamento scoliotico, insomma è un casino. Possiamo pure che magari stando seduti non mantengono una buona postura e quindi in più sul telefonino stanno pure curvi, quindi sì. Che questi ragazzi crescono così adù per guardarsi i piedi, esattamente. Quindi è importante rieducare, ecco, il paziente ad una postura corretta, ok, e riequilibrare quei muscoli che magari dovrebbero tirare dietro il rachide e non lo tirano, oppure hanno magari un addome, una parte anteriore un po' troppo pronunciata e sviluppata proprio. Quindi nel caso anche delle femmine, no? Delle ragazze, molte volte un seno prosperoso può portare un dorso curvo, sì. Sì, perché quello è un qualcosa di diverso rispetto al ragazzo, perché il ragazzo ha diversi problemi, altri problemi, sì, però sì. Su una ragazza, pensate un adolescente, che prima era piatta e all'improvviso nello sviluppo ha questo seno. Sviluppa. A parte proprio le cose biomeccaniche, cioè ha del peso in più. Sì. Anche magari la psiche è importante, perché magari ha vergogna. Sente un po' diversa anche dalle altre. Però giustamente ce l'ha, il corso biologico è stato fatto e di conseguenza tende a chiudersi. Quindi lì si parla di una rieducazione, senza dubbio, kinesiologica, quindi un trattamento kinesiologico che deve andare a rieducare alla postura e ai muscoli, ma anche un piccolo aiutino psicologico, non deve vergognarsi, ovviamente. Anzi. Ok, ragazzi, il video finisce qua. Io vi invito a rimanere con noi e andare a beccare tutti gli altri video che sono stati fatti, perché sono molto importanti, ci avviano a questa serie di video, appunto, che si concluderà più avanti, proprio per capire l'importanza della postura e di un buon potenziamento muscolare fatto con criterio. Ci sentiamo e ci vediamo al prossimo video. Come al solito vi invito a lasciare like e a commentare se il video vi è piaciuto, anche per dare dei nuovi input al canale. Noi siamo qua appunto per voi. Iscrivervi giustamente al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità. Detto questo, io vi saluto e vi lascio un buon allenamento da InSport. Ciao!